Le foto sul cellulare, quel dito che scorre sui ricordi del cuore, quel filo invisibile con gli affetti lasciati nella propria patria di origine. Una Nigeria amara, fatta soprattutto di dolore e sofferenza, dove Kabira, Ese e Joy sanno che non potranno più tornare. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Prisma. Oggi ci troviamo al CAS di Castel San Lorenzo proprio per uno speciale Prisma che dedicheremo a quelle che sono le storie delle ospiti che si trovano appunto al centro, e con loro affronteremo un po' la problematica dell'immigrazione. Ci racconteranno il perché hanno deciso di lasciare il loro paese e venire qui in Italia. Iniziamo quindi questo viaggio tra gli immigrati ospitati qui a Castel San Lorenzo. Come ti chiami e quanti anni hai? Io mi chiamo Kabirat Adiojo, io ho 26 anni. E nel caso in cui lei, magari perché non parla benissimo l'italiano, ci avverremo della collaborazione di Ivana che ci farà da traduttore. Perché sei venuta in Italia e come sei arrivata qua in Italia? Excuse, I parlare in English. Okay. There are some purpose that make me came to Italy. Because when I was in Nigeria, I was living in dangerous. Mm-hmm. That is why I came here, to help me out. Because when I was in Nigeria, there was some group, we call them the Akotis. And when they want to initiate girls, like girls like me, they used to rape them, and raping is not allowed. And they used to force you before you join them. Because if they forced you to not answer them, they will kill you. So when I was in school before I got pregnant of my first child. My name is Opeyemi. Allora, in pratica lei ha detto che quando stava in Nigeria, diciamo, era minacciata da una serie di gang. Ci sono dei gruppi di, diciamo, di tra virgolette, di ragazzi, di mafiosi, che diciamo sequestravano e minacciavano, insomma, le ragazze di uccidere di morte. E lei stava iniziando a raccontare, parlando di quando stava ancora a scuola, era una ragazzina e aspettava, diciamo, un bambino. Ok, quindi raccontaci quella che è stata la tua esperienza. Continua quindi con il racconto. Okay. So they used to disturb me. Sometimes when I was in class, they used to came there, they beat me off, they give me some mark in my body. You understand? I have to go and report to the police station. But they don't have anything to do because we don't have good leaders in our country. Whenever you report, they won't do anything. I report at the police station to help me out about what is going on. As I told them, they can't do anything. So I went to my husband. I don't want to go to school anymore because the thing is killing me when I'm in school. But my husband told me, he told me how the education is good to have education in life. He told me how to, he told me many things about education in life. I have to move forward. But they used to disturb me. And I told the responsible of our school. They give the boy suspension in school. Since when they suspect the boy from school, since that time, it will send some letter to my room, something like danger. You understand? It's something like danger, we send it to my room. And whenever they send something like that into your room or to anywhere you are, that means they are going to kill you. So I don't know what to do. I went to... Allora, questi ragazzi in realtà la perseguitavano, nel senso che lei andava, quando si trovava a scuola, spesso usciva da scuola e questi ragazzi erano fuori dalla scuola che diciamo la minacciavano. Una volta addirittura l'hanno sequestrata, l'hanno violentata, e lei, insomma, in tante occasioni è andata alla polizia a denunciare questa cosa, però la polizia purtroppo lei diceva spesso che non potevano fare più di tanto. Lei prima ha detto che aspettava un bambino, se non ho capito male, quindi puoi chiedergli poi che fine ha fatto questo bambino, ha deciso di tenerlo, abortito? Allora, she asked you what about your pregnancy? My baby is with, she's with my mother now, because my mother lived at village. So I have to keep my baby there. She's now 6 years old. So I have to keep my baby there. 6 years old. Yes.
sta dicendo che praticamente la bambina è nata e adesso attualmente vive con la madre in un piccolo paese in Nigeria. Qual è stato per te il momento più drammatico che hai vissuto in Nigeria? Which is the most dramatic moment that you live in Nigeria? There are many dangerous dramatic moments that I live in Nigeria because where I live is crowd. And Nigeria is big, you know. Where I live is crowd. It's full of, they brought me in ghetto and I was growing in ghetto. We don't live as rich person. We are not too much, but I don't think about the money. But just like my life is in danger, that is why I live in Nigeria. Because there is no one to help me. And I don't want anything to happen to my daughter. When I leave Nigeria, I leave her for my parents so that they can take care of her. If they don't see me, they won't find my daughter. That's why I live there. And I came here for rescue. Allora, lei sta dicendo in pratica che ha vissuto molti momenti drammatici in Nigeria, perché come sappiamo, diciamo, la Nigeria è un paese dove soprattutto nella parte, nei ceti più bassi della popolazione, vivono una situazione molto disagiata. E dato che la sua condizione economica non era assolutamente brillante, lei, oltre a questo e per tutta questa serie di violenze e di queste cose, ha deciso di lasciare il paese e ha lasciato la bambina in mano ai genitori affinché si prendessero cura di sua figlia, perché lei non, in quel momento non riusciva a farlo. E non ha paura che, così come ha raccontato, vivendo comunque una situazione di disagio anche dal punto di vista economico, che la figlia possa vivere la stessa esperienza? Ok. Are you not afraid about your daughter that she can live the same situation that you, like the boy that use violence or sexual violence? You understand me? Yes, I'm afraid of that. But the person, because when I left Nigeria, someone introduced me to Libya way, that I will have peace there. Then later I will go and take my daughter. But when I'm in Libya, everything is not good there. That is why I came here. I think when I'm here, they will help me and bring my child. Okay. Lei pensa che adesso, stando qua, può essere magari noi possiamo darle una mano a far venire magari la figlia qua, però diciamo, quando lei era in Libia la situazione era, dato che era molto difficile, vivendo situazioni di violenza, vivendo situazioni comunque di fame, perché loro erano, insomma, non disponevano nemmeno del cibo. Non pensava a questo, cercava solo di salvarsi in quel momento. Adesso che qua, invece, lei pensa comunque a un futuro, insomma, nel quale vede possa far venire la figlia in Italia. E alla luce di quanto è successo, quindi alla luce di tutte le violenze, i maltrattamenti, insomma, il dramma che hai vissuto, come vedi il tuo futuro? She asked you about your future. So how do you image your future here in Italy with your family, with your parents or with your daughter? When I'm in Italy, yeah, I know my future will be bright. Because I came here for refugee and I know that they will help me. When I know that as I'm here now, The lot of things that they are doing for me, I've seen my future, because I've been here for some times, and there's no one portion in my life that they want to keep me or something. They give us good clothes, they give us what we want. You understand me? But I've begged Italian government, they should help me about my baby. That's what I just want. Lei sta dicendo che è venuta qui e ha, diciamo, vede un futuro positivo, ha una speranza positiva, perché crede che, come ho detto prima, noi possiamo aiutarla, e soprattutto spera che il governo italiano possa darle una mano per aiutarla a far ritornare la figlia qui. Questo. Quindi il futuro, il suo futuro lo vede solo e esclusivamente in Italia, mi pare di capire. You see your life only in Italy without any country? Yes. Cosa ti manca della Nigeria? What do you need from Nigeria? I need my daughter and my family. Okay. La famiglia.
famiglia e la figlia. La famiglia e la figlia. Invece per quanto riguarda anche il futuro lavorativo, quindi lei ha detto che vuole rimanere qui in Italia, quindi come immagina anche il suo futuro lavorativo? C'è un lavoro che magari, non so, faceva là prima di venire qui in Italia, che gli piacerebbe rifare qua? She asked you about job, about work. How do you imagine your job future? So if in Nigeria you will... You did some job that you can do also in Italy. Yes, I'm a fashion designer. Fashion designer. Mm-hmm. And I know I'm hairdresser too. And I'm a makeup artist. But I don't know, maybe the work is here. But when I'm in here, I did farm work. Lei in Nigeria era una fashion designer, una make-up artist, e quindi diciamo lei spera di trovare anche qua, di poter fare quindi anche un tirocinio su questo stesso lavoro che faceva là, insomma. E parliamo anche di amore, quindi tra quelli che sono le ambizioni di ognuno di noi c'è anche quella di trovare una persona con cui passare il futuro, no? Quindi lei anche questo l'ha immaginato, è riuscita qua magari in Italia a trovare una persona con cui okay. condividere un sentimento. Okay. How do you imagine your life about love? So you think that in your future can have some person in your life so with you can live in together and you can build something with him? Yes. I know there's love. You know, but since when I'm here, I found my love. I found the one that will stay with me for life. I know for a couple of times that we have been here, I'm happy with him. So you have a boy now? Ok, lei attualmente ha un ragazzo e diciamo con lui crede di aver trovato insomma l'amore, quello che sperava di trovare. Va bene, io ti ringrazio per aver partecipato, averci raccontato anche un po' di quella che è la tua storia, no? E quindi anche per far capire quelle che sono le sofferenze che c'è poi dietro sì. a queste situazioni, no? Perché spesso anche qui in Italia magari si hanno i pregiudizi, quindi non si sa a volte quello che una persona, le cause che spingono una persona poi a venire qui in Italia, quindi è la sofferenza anche per lei che ha lasciato quello che è il suo paese, e quindi sapere anche che non ci può ritornare perché comunque ci ha detto che lei vuole rimanere in Italia. Io ringrazio te per la collaborazione. E io vi do appuntamento ad un'altra storia che racconteremo sempre qui al CAS.